Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 7, la roccia della salvezza. E andiamo a vedere cosa ci dice oggi il corso a proposito di questo soggetto. Il corso dice: tuttavia, se lo Spirito Santo può mutare in una benedizione ogni sentenza che hai emesso su te stesso, allora non può essere un peccato. Il peccato è l'unica cosa in tutto il mondo che non può cambiare, è immutabile. E il mondo dipende dalla sua immutabilità. Può sembrare che la magia del mondo nasconda ai peccatori il dolore del peccato e inganni col fascino e con l'inganno. Tuttavia, tutti sanno che il prezzo del peccato è la morte. Ed è così, perché il peccato è una richiesta di morte, un desiderio di rendere il fondamento di questo mondo sicuro come l'amore, affidabile come il cielo e forte come Dio stesso. Il mondo è al sicuro dall'amore per chiunque pensi che il peccato sia possibile. Ne cambierà. Tuttavia, è forse possibile che ciò che Dio non ha creato condivida gli attributi della sua creazione quando si oppone ad essa in ogni modo? Non è possibile che il desiderio di morte dei peccatori sia altrettanto forte della volontà di Dio per la vita, né la base di un mondo che Egli non ha fatto può essere ferma e sicura come il cielo. Com'è possibile che l'inferno e il cielo siano la stessa cosa? Ed è forse possibile che ciò che Egli non ha voluto non possa essere cambiato? Cosa è immutabile oltre alla sua volontà? E cosa può condividere i suoi attributi se non essa stessa? Quale desiderio può ergersi contro la sua volontà ed essere immutabile? Se tu potessi renderti conto che nulla è immutabile eccetto la volontà di Dio, questo corso non sarebbe difficile per te, perché è questo che non credi. Tuttavia non c'è niente altro a cui potresti credere se soltanto guardassi ciò che veramente è. Torniamo a ciò che abbiamo detto prima e pensiamoci più attentamente. Deve quindi essere o che Dio è pazzo o che questo mondo è un luogo di pazzia. Non c'è uno dei suoi pensieri che abbia alcun senso in questo mondo e nulla che il mondo creda avere alcun significato nella sua mente. Ciò che non ha senso e non ha significato è follia e ciò che è pazzia non può essere la verità. Se una sola credenza ritenuta di così gran valore qui fosse vera, allora ogni pensiero che Dio abbia mai avuto sarebbe un'illusione. E se un suo solo pensiero è vero, allora tutte le credenze a cui il mondo dà un qualsiasi significato sono false e non hanno alcun senso. Questa è la scelta che fai. Non cercare di vederla in modo diverso né di distorcerla in qualcosa che non è, perché puoi prendere solo questa decisione. Il resto dipende da Dio e non da te. Giustificare un solo valore che il mondo sostiene è negare la sanità mentale di tuo padre e la tua, perché Dio e il suo figlio benamato non pensano in modo differente. È l'accordo del loro pensiero che rende il figlio co-creatore con la mente il cui il pensiero lo ha accettato. Così, se egli sceglie di credere a un solo pensiero opposto alla verità, ha deciso di non essere il figlio di suo padre, perché in questo caso il figlio sarebbe pazzo e la sanità mentale non dovrebbe appartenere né al padre né al figlio. Tu credi questo? Non pensare che questa credenza dipenda dalla forma che assume. Chi pensa che il mondo sia in qualche modo sano, che un suo pensiero qualsiasi sia giustificato o che sia governato da una qualsiasi forma di ragione, crede che ciò sia vero. Il peccato non è reale perché il padre e il figlio non sono pazzi. Questo mondo è senza significato perché si basa sul peccato. Chi potrebbe creare ciò che è immutabile se non basandosi sulla verità? Lo Spirito Santo ha il potere di cambiare l'intero fondamento del mondo che vedi in qualcos'altro,
un fondamento non folle sul quale si può basare una sana percezione e si percepisce un altro mondo. Una base in cui non vengono contraddetto nulla di ciò che vuole condurre il Figlio di Dio alla sanità mentale e alla gioia. In essa nulla attesta la morte e la crudeltà, la separazione e le differenze, perché qui tutto è percepito come uno e nessuno perde perché ciascuno possa guadagnare. Metti alla prova ogni cosa che credi con quest'unico requisito e comprendi che qualsiasi cosa soddisfi quest'unica richiesta è degna della tua fede, ma nient'altro. Ciò che non è amore è peccato e ciascun percepisce l'altro come folle e privo di significato. L'amore è la base di un mondo percepito come completamente pazzo per i peccatori che credono che la loro sia la via per la sanità mentale. Ma il peccato è ugualmente folle agli occhi dell'amore, il cui sguardo gentile vede oltre la pazzia e si posa pacificamente sulla verità. Ognuno vede un mondo immutabile, poiché ciascuno definisce immutabile ed eterna verità di ciò che sei. E ciascuno riflette il modo in cui vede ciò che il Padre e il Figlio devono essere, per rendere quel punto di vista significativo e sano. La tua funzione speciale è la forma speciale in cui il fatto che Dio non è folle ti sembra più ragionevole e significativo. Il contenuto è lo stesso. La forma si adatta ai tuoi bisogni speciali e al momento e nel luogo speciale in cui pensi di trovarti e dove puoi essere libero dal luogo e dal tempo e da tutto ciò che credi debba limitarti. Il Figlio di Dio non può essere legato al tempo, né al luogo, né a qualsiasi cosa che Dio non abbia voluto. Tuttavia, se la sua volontà viene vista come pazzia, allora la forma di santità mentale che la rende più accettabile a coloro che sono folli richiede una scelta speciale. Né questa scelta può essere fatta dai folli, il cui problema è che le loro scelte non sono libere e non sono fatte con ragione alla luce del buon senso. Sarebbe pazzia affidare la salvezza ai folli. Siccome egli non è pazzo, Dio ha disegnato uno sano di mente quanto lui per far sorgere un mondo più sano che possa soddisfare la vista di chiunque abbia scelto la follia come propria salvezza. A costui è affidata la scelta della forma più adatta a lui, una forma che non attaccherà il mondo che lui vede, ma entrerà in esso con tranquillità e gli dimostrerà che è pazzo. Costui non punta che a un'alternativa, a un altro modo di guardare ciò che il folle ha visto prima e che egli riconosce come il mondo in cui vive, che prima pensava di aver capito. Ora deve dubitarne, perché la forma dell'alternativa è di un tipo che egli non può negare, né non vedere, né mancare completamente di percepire. La funzione speciale di ciascuno viene ideata in modo da essere percepito come possibile e sempre più desiderato man mano che essa li prova che è un'alternativa che vuole davvero. Da questa posizione la sua consapevolezza e tutti i peccati che vede nel mondo gli offrono sempre di meno, finché egli arriva a comprendere che gli è costata la sanità mentale e si frappone tra lui e qualsiasi speranza abbia di essere sano. Né è lasciato senza una via d'uscita dalla pazzia, perché ha un ruolo speciale nella via d'uscita di tutti. Egli non può essere lasciato fuori senza una funzione speciale nella speranza di pace, più di quanto il padre possa non vedere suo figlio ed ignorarlo con noncurante indifferenza. Che cosa è affidabile se non l'amore di Dio? E dove risiede la sanità mentale se non in lui? Colui che parla per lui
lo può mostrare attraverso l'alternativa che ha scelto specialmente per te. È volontà di Dio che tu te la ricordi ed emerga così dal più profondo dolore alla gioia perfetta. Accetta la funzione che ti è stata assegnata nel piano di Dio stesso per mostrare a suo figlio che l'inferno e il cielo sono diversi, non uguali, e che in cielo essi sono la stessa cosa, senza le differenze che avrebbe fatto un inferno del cielo e un cielo dell'inferno, se tale follia fosse stata possibile. Il credere che qualcuno perda non fa che riflettere il principio sottostante secondo il quale Dio deve essere folle, perché in questo modo sembra che uno debba guadagnare perché un altro ha perso. Se questo fosse vero, allora Dio sarebbe davvero pazzo. Ma cos'è questa credenza se non una forma del principio più basilare? Il peccato è reale e governa il mondo. Per ogni piccolo guadagno, qualcun altro deve perdere e pagare l'ammontare esatto in sangue e sofferenza, perché altrimenti il male trionferebbe e la distruzione sarebbe il prezzo totale di qualsiasi guadagno. Tu che credi che Dio sia pazzo, guarda attentamente ciò che e comprendi che deve essere che o Dio o questo debba essere folle, ma non tutte e due. La salvezza è la rinascita dell'idea che nessuno possa perdere perché qualcuno guadagni, e tutti devono guadagnare affinché qualcuno guadagni. Qui viene ripristinata la sanità mentale, e su questa singola roccia di verità la fede nell'eterna sanità mentale di Dio può riposare in pace e fiducia perfette. La ragione è soddisfatta perché in questo tutte le credenze folli possono essere corrette. E il peccato deve essere impossibile se questo è vero. Questa è la roccia su cui si basa la salvezza, il punto di vantaggio dal quale lo Spirito Santo dà significato e direzione al piano in cui la tua funzione speciale ha un ruolo, perché qui la tua funzione speciale viene resa intera. In questo condivide la funzione del tutto. Ricorda che ogni tentazione non è che questo, una pazza credenza che la follia di Dio ti renderebbe sano e ti darebbe ciò che vuoi. Che o Dio o tu dobbiate cedere alla pazzia perché i vostri obiettivi non possono essere riconciliati. La morte esige la vita, ma la vita non viene mantenuta ad ogni costo. Nessuno può soffrire perché la volontà di Dio sia compiuta. La salvezza è la volontà perché tu la condividi, non per te solo, ma per il sé che è il figlio di Dio. Egli non può perdere perché se potesse, la sua perdita sarebbe quella di suo padre e in lui nessuna perdita è possibile. E questo è ragionevole perché è la verità. Ed eccoci qui che siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa lezione. Io vi auguro una bellissima giornata e ci sentiamo domani con la prossima lezione. Ciao a tutti.